Molto bene ragazzi, bentornati sul mio canale, siamo qui per girare il terzo episodio dell'Overlay GPS. Questa qui è la puntata dove andremo a utilizzare Linux, quindi non perdiamo tempo e fiondiamoci dentro il computer ed entriamo in azione. Via! Eccoci qui su Linux e adesso vediamo prima di tutto il software che ci serve. Ci serve il GPS, Overlay on Video, che troviamo qui, dove possiamo scaricare. Il programma è in Java, quindi vediamo come lanciarlo. Ci serve il GPS Prune, come avete già visto su Windows, per inserire l'elevazione, che è qua, GPS Babel. E importante per installare GPS Prune, è necessario installare Scala. Lo Scala SBT che qui vediamo sul sito ufficiale con le istruzioni per inserirlo nei repository, sia che usate Debo e RPM. Ad esempio nella mia distribuzione era già nei repository, quindi basta installarlo con l'apposito software, o per me che uso Magia con il comando RPMI, Yumi install per chi usa Fedora, apt-get install per chi usa Debian. Detto questo, abbiamo scaricato e installato SBT, abbiamo scaricato e installato GPS Overlay on Linux e gli altri software, non ci resta che procedere con lo scaricare il video. Quindi, una volta collegata la nostra telecamera, che abbiamo già qui, siamo già in clip dentro la telecamera, dobbiamo come sempre installare il file video, il file GPS collegato. Qui su Linux ho fatto uno script per semplificare le cose, anzi ho fatto due script. Per utilizzarli basta, ammesso che gli script siano stati copiati in una directory del path, aprire il terminale nella directory di video. Abbiamo il primo script che è GPS Finder, facciamo 00 15. Quindi 0015.24 e ci dice qual è il file di log collegato. Questo l'avevamo già visto nel tutorial su Windows, ma qui abbiamo fatto di meglio. Siccome GPS Babel si può usare anche da riga di comando, abbiamo fatto un altro script che è GPS Extract. Ha direttamente estratto i nostri file che possiamo andare a prendere qui. Adesso se andiamo sempre qui in video, ha creato la directory Sony GPS, la directory con la data di registrazione del video, e dentro troviamo il nostro video C0015 MP4, il file XML delle informazioni collegate, e ha fatto due conversioni, ha copiato il nostro file di log così com'era, il C0015 GPX, che è un GPX standard, e C0015 GPX Garmin, che è quello da usare per Virbedit, che ha che come vedete tra i due cambia l'XML schema, che uno è l'XML schema Garmin e l'altro no. Okay. Questo vediamo dopo gli script. Adesso, una volta che abbiamo i nostri file, possiamo caricare l'altitudine con GPS Prune, come abbiamo fatto su Windows. Allora, apri file, siamo in video. Sono GPS, e prendiamo il GPX normale, apri, online.
il code adesso RTM, come avevamo già fatto anche su Windows. Ed ecco qui, ho caricato le nostre quote, quindi esporto in GPX. Lo scrivi e a questo punto abbiamo ottenuto le quote. Torniamo qui, vediamo che abbiamo la differenza dell'altro. Qui abbiamo elevation 0, qui il tag elevation è stato compilato con l'altitudine relativa. Bene. Detto questo, non ci resta che prendere GPS overlay un video, apriamo un file, sempre di qui, ora poi non lo usavo, allora video, allora sono GPS, apriamo C015, poi apriamo il relativo GPS, poi il video, sono GPS, apri, ok, abbiamo la nostra posizione sulla mappa, l'altitudine e possiamo scegliere il modello di parametri, ce ne sono tre preimpostati qui e non capisco come si possa cambiare, probabilmente non si può. Anche se cliccando sopra compaiono, per dire, le dimensioni, o più che altro non è che si possa trascinare sopra. Diciamo che il software è ancora un po' acerbo. Comunque, fatto questo, basta cliccare il tasto di esportazione, convertire per convertirlo, e lo si vede come si vede nel primo video. Detto questo, per questo è sufficiente, e ovviamente dopo aver inserito l'altimetria c'è anche l'altimetria. Quello che invece voglio farvi vedere è lo script che abbiamo, classico GPS Finder, il primo che ho usato, che ci fa vedere qual è il file, che praticamente usa solamente grep e sed per estrarre la stringa e fare la ricerca con la corrispondente stringa nei file, e mostrare a video col comando eco che cosa ha trovato. Molto semplice. E un po' più complesso GPS Extract, che una volta localizzato il file copia i nostri file, crea la directory col nome del giorno in cui sono stati creati i video, per tutti i video di quel giorno, e con GPS Babel li converte creando un GPX standard e un GPX specifico per Garmin che potete caricare in Virbedit. Diciamo che questo script è utile perché prima o poi la telecamera bisogna svuotarla, perché poi si riempie e poi magari vi dimenticate di scaricare i log di GPS e non capite più qual è collegato, ma soprattutto il software della Sony, se non viene redisposto col modello di directory simile a quello in cui si trova nella telecamera, non riuscirà più a caricare il file di log, quindi probabilmente vi toccherà usare un altro software. Poi quando si mettono via i video, si mettono in archivio, magari dopo anni viene in mente: ah, ma c'era quel file, lo dovrei utilizzare, e poi magari non avete salvato il GPS. Con questo metodo viene comodo anche fare salvataggio di GPS. Quindi, per il momento è tutto qui sul computer e possiamo tornare in studio. Quindi proiettiamoci fuori e via. Roba forte. Bene, rieccoci qui in studio. Come abbiamo visto, anche con Linux si può fare tutto quanto. Vi metto in allegato nella descrizione del video tutti i link al software da utilizzare, compreso il link agli script che metto in versione scaricabile, così li potete prendere e utilizzare e o modificare a vostro piacimento.
Quindi per questa puntata è tutto, ci rivediamo alle prossime puntate. A breve, a presto. Ciao a tutti.